Per la quarta gara del 2023 organizzata dalla Federazione Italiana Fuoristrada, il CVF è tornato nello storico crossodromo Giardinetti di Sassello in provincia di Savona, sull'Appennino Ligure al confine con il Piemonte, da dove mancava dal 2019. La pista Ligure è da sempre molto amata dai piloti della velocità fuoristrada per la tipologia di percorso. Il crossodromo appena ristrutturato vanta ora una pista più lunga, 2,1 km, e larga almeno 6 metri, il che la rende molto adatta ai sorpassi. La prova prevedeva 4 giri e a causa della siccità, nonostante la pista fosse abbastanza bagnata per questioni di sicurezza, la direzione gara ha optato per le partenze singole dei concorrenti anziché doppie. Veniamo alla cronaca della gara nelle varie categorie. In classe A2 Luca Righelli, su Suzuki Samurai 1300 Turbo, ha dovuto confrontarsi con un Claudio Labruzzo molto agguerrito dopo aver saltato la gara precedente e nonostante ciò si è classificato primo di classe e quarto nella classifica assoluta, mentre Labruzzo si è posizionato sesto assoluto. In classe N1 Gazzetta Foglia hanno corso in solitaria senza tanti problemi ed hanno concluso alla decima posizione della classifica assoluta. Nel gruppo TM il campione in carica Vittorio Gonella su Polaris SZRX Pro TM2 ha confermato la sua leadership arrivando primo assoluto TM e di gruppo. Bene, bene, anzi direi benissimo perché c'è stato bel tempo, è una pista stupenda, si è creato un bel contesto e quindi più che bene, assolutamente. Diciamo che andare forte e soprattutto avere la costanza, perché ci sono 5 manche che vanno portate a termine tutte e 5 e ci va anche una giusta dose di fortuna. Diciamo che quando va tutto bene, come in questi casi, si porta poi a casa anche la gara, bello. Il circuito è bellissimo, allora erano 4 anni che non venivo qua a Sassello e in realtà non mi ricordavo più bene come fosse. E, è cambiato, ma per me è stupendo, bellissimo. Girare qui è davvero, cioè dentro la macchina è emozionante. È una pista che è davvero adeguata ai nostri mezzi, dove il mezzo sprigiona le potenzialità assolutamente, molto bello, sì. Bertolani e Fontanini, nonostante qualche problema alle ruote, si sono piazzati secondi assoluti TM e di gruppo. Claudio Esposto, anche lui afflitto da qualche noia all'impianto elettrico e ad un supporto motore, nonostante tutto ha concluso terzo assoluto TM e di gruppo. Giornata sfortunata per Luca Pagani. Un paio di rotture, una nelle prove libere e l'altra nella prima prova speciale, lo hanno costretto al ritiro. La classe B1, una delle categorie da sempre più combattute, ha visto Renato Moscati piazzarsi al primo posto con la sua Alfa Romeo Matte, seguita a sorpresa dall'esordiente William Niati su Suzuki Turbo Proto che ha dimostrato di avere un buon passo. Terza posizione per Gazzetta Cortese su Ford Sierra Cosworth. La classe B2 ha visto salire per la prima volta sul primo gradino del podio Lanfranchini Panizza su Jeep TD Proto, che hanno preceduto nell'ordine Corrado Gromo su Suzuki 1900 TDI alla sua prima apparizione in campionato e Renato Reggiani su Jeep TD Proto. Sfortunata Serena Rodella, che nella quarta prova speciale su un salto si rovesciava, riportando danni alla sua Audi Mini 1900 TD e qualche scoriazione causata dal gancio del casco, per fortuna nulla di grave. Gara fantastica per le classi B3 e B4 che hanno visto molto combattivi i rivali di sempre, ma anche grandi amici Enrico Giudici su Suzuki SLR e Stefano Fioroni su Suzuki V4. A causa di una foratura nella quarta prova speciale, Fioroni ha dovuto cedere il passo a Giudici, che ha concluso al primo posto assoluto, e di classe B3. Fioroni si è classificato secondo assoluto e primo di classe B4. La mia macchina è un prototipo autocostruito con motore da moto, sono una classe B3 e nella classe B, nella gruppo B che sono i prototipi. Ah, sono andati benissimo, benissimo, ho fatto un po' fatica la prima manche, poi le altre ho tirato, stavo vincendo il mio amico Fioroni, è stato sfortunato, sono quasi sicuramente vinceva lui. Poi ho avuto questa piccola fortuna che mi ha portato alla vittoria oggi. Massimo Reggiani su Mini Cooper ha disputato una gara sempre all'attacco per raggiungere i due rivali in testa e alla fine si è posizionato terzo assoluto e secondo di classe B4. Ci sono delle conferme del campionato, vedersi l'assoluta del gruppo TM, l'assoluta del campionato CVF. Ci sono stati dei new entry di piloti che correvano una volta e questo ci ha fatto molto piacere. E auspichiamo che nel futuro possa rientrare qualche vecchio pilotone
di questo campionato che è in fase di crescita e che, in cui Federazione sta investendo molto. Siamo contenti e diamo l'appuntamento alla prossima manifestazione che sarà a Veglio la prima settimana di settembre.